Allora, buonasera, benvenuti e benvenute a questo webinar. Come giustamente mi ha introdotto Giuliana, sono Daniela Bollini, sono una traduttrice per le lingue inglese e francese iscritta all'albo dei CTU del Tribunale di Busto Arsizio in provincia di Varese, ma ci tengo a sottolineare che il discorso che faremo oggi non si limita all'inglese e al francese, ma riguarda qualunque lingua in cui potreste aver bisogno di una traduzione ufficiale, quindi anche spagnolo, tedesco, portoghese, arabo o cinese, senza nessuna esclusione. Ringrazio l'Academy per avermi dato la possibilità di tenere questo corso che nasce da una constatazione pratica, ossia nel tempo mi è capitato di essere contattata da studi professionali o direttamente da loro clienti, di norma società o privati, a cui serviva una qualche forma di traduzione ufficiale. Ma non sempre chi mi contattava aveva le idee chiare sull'iter da seguire, soprattutto non sempre sapeva cosa andava fatto e cosa non andava fatto da parte loro. In questo webinar chiariremo tutti questi aspetti dal punto di vista di chi ha bisogno di una traduzione ufficiale. Vedremo quindi inizialmente una definizione di traduzione ufficiale. Passeremo poi ai tre scenari, ossia alle tre situazioni pratiche in cui potreste trovarvi nel momento in cui vi servisse una traduzione ufficiale. Vedremo poi nel dettaglio in cosa consiste una traduzione ufficiale in Italia e come ottenerla. Scopriremo quindi cosa sono traduzione asseverata, traduzione giurata, asseverazione di traduzione, ma anche traduzione certificata, apostille e legalizzazione. Vedremo quindi come trovare il professionista giusto che ci può aiutare e per finire daremo uno sguardo all'estero. Vedremo in cosa consiste una traduzione ufficiale negli Stati Uniti e anche in Francia, due paesi che sono rappresentativi del sistema di traduzione ufficiale presenti anche in altri paesi. Iniziamo subito con capire cos'è una traduzione ufficiale. L'espressione stessa è piuttosto chiara già da sola. Traduzione è la trasposizione di un contenuto da una lingua all'altra e questo penso sia un concetto chiaro a tutti. Traduzione ufficiale ci fa capire che oltre alla traduzione semplice, la traduzione standard, c'è qualcosa in più che la rende ufficiale. C'è quindi almeno un passaggio burocratico che rende la nostra traduzione accettabile agli occhi del destinatario in termini di requisiti formali. Se il nostro destinatario richiede espressamente una traduzione ufficiale, dobbiamo assicurarci di avere tutti i requisiti formali richiesti, altrimenti la traduzione verrà respinta dal nostro destinatario. La traduzione ufficiale, insomma, riguarda per forza di cose un documento scritto, un contenuto scritto. Il documento in questione può essere un documento cartaceo in vostro possesso, quindi un documento fisico, oppure un documento elettronico disponibile soltanto su file ed eventualmente stampabile. La figura professionale che vi può aiutare per una traduzione ufficiale è il traduttore o, nel mio caso, una traduttrice. Non vi può aiutare invece un interprete. Capita alle volte di confondere queste figure professionali. Sia il traduttore e anche la traduttrice, ma l'interprete, come attività lavorativa svolgono traduzioni, traducono contenuti, ma il traduttore o la traduttrice traducono esclusivamente in modalità scritta, quindi partono da un testo scritto e lo riproducono in un'altra lingua. L'interprete invece è la persona che traduce, ma non ha a che fare con la modalità scritta, bensì traduce a voce o eventualmente in lingua dei segni. L'interprete è ad esempio la persona che è presente in udienza, connessa oppure, con una presenza di persona. Alcuni professionisti decidono di svolgere entrambe le attività, mentre altri decidono di essere esclusivamente traduttore o traduttrice oppure esclusivamente interprete. Nel momento in cui vi servisse una traduzione ufficiale, dovete, fare in modo di rivolgervi a qualcuno che si propone come traduttore o traduttrice o come traduttore e interprete oppure traduttrice e interprete. Una persona che si propone esclusivamente come interprete non potrà aiutarvi. La traduzione ufficiale può riguardare letteralmente qualunque contenuto scritto abbiate a disposizione. Nella slide che vediamo ho indicato gli esempi più abituali. I documenti possono aver bisogno di una traduzione ufficiale per una società oppure per privati.
In entrambi i casi possono essere, ad esempio, atti notarili oppure atti giudiziari di qualunque tipo, quindi, ad esempio, sentenze di divorzio oppure documenti, atti notarili riguardanti successioni oppure compravendite o ancora procure. Esistono poi documenti che riguardano specificamente le società o specificamente i privati. Nel caso delle società possiamo pensare a atto costitutivo, statuto, alle verbia e verbali, alle delibere dei vari organi della società, ma anche i bilanci, tutti i documenti contabili, contratti, accordi di ogni tipo, visure camerali e qualunque altro documento ne sia necessario a una società. I privati possono avere bisogno invece di certificati penali, certificati anagrafici. Possono avere bisogno della traduzione ufficiale di titoli di studio, documenti personali, documenti bancari, eccetera. In tutti questi casi, gli scenari in cui ci possiamo trovare sono tre. Il primo scenario, ossia la prima situazione reale in cui potete trovarvi, è quello in cui avete un documento iniziale scritto in una lingua straniera e vi serve la traduzione ufficiale verso l'italiano. Ad esempio, è il caso in cui ipotizziamo abbiamo un documento iniziale rilasciato negli Stati Uniti, quindi scritto in inglese, dobbiamo utilizzare la traduzione qui in Italia e il nostro destinatario richiede espressamente una traduzione ufficiale in italiano. Il secondo scenario invece è esattamente il contrario. Abbiamo inizialmente un documento scritto in italiano e ci serve la traduzione in una lingua straniera. Ipotizzando un esempio, potrebbe essere un documento scritto in italiano rilasciato qui in Italia e ci serve la traduzione in francese per utilizzare la traduzione ufficiale in Francia. Ovviamente io sto ipotizzando paesi e lingue specifici, ma potete immaginare paesi e lingue diverse rispetto a quelli che sto menzionando. Il terzo e ultimo scenario invece è quello di una traduzione ufficiale da una lingua straniera a un'altra lingua straniera, quindi nessuna delle due è l'italiano. Possiamo immaginare un documento iniziale scritto in tedesco perché è rilasciato in Germania, che noi dobbiamo usare nel Regno Unito, dove quindi ci servirà una traduzione ufficiale in lingua inglese. Questo terzo scenario ovviamente ci capiterà più raramente, dal nostro punto di vista di italiani. Per questo motivo lo accantoniamo temporaneamente. Esiste anche un secondo motivo per cui accantoniamo un attimo questo terzo scenario ed è perché comporta una complicazione che ci sarà chiara solo dopo aver capito come muoverci nei primi due scenari che definirei gli scenari di base. Quindi, se dobbiamo tradurre con traduzione ufficiale un documento da o verso l'italiano, le possibilità che abbiamo sono due. La prima possibilità è svolgere la traduzione ufficiale in Italia. Sarà il caso forse più frequente, perché sarà più comodo perché ci troviamo in Italia, oppure perché il documento si trova in Italia, oppure perché il destinatario è un destinatario italiano e quindi siamo in particolare nel primo scenario. Ma abbiamo anche una seconda possibilità, ossia svolgere la traduzione ufficiale all'estero, nello specifico nell'altro paese coinvolto nel procedimento. Nei nostri due esempi possiamo immaginare quindi di svolgere la traduzione rispettivamente negli Stati Uniti oppure in Francia. A questo punto va detto che ogni paese al proprio interno è libero di definire che cosa costituisce una traduzione ufficiale e che cosa non lo è. Questo fa sì che ogni paese abbia un sistema diverso da quello di altri paesi e ciò può comportare alcuni malintesi delle volte e alcune complicazioni che è opportuno valutare nel momento in cui dobbiamo scegliere se svolgere la traduzione ufficiale in Italia o in un'altra nazione. Vediamo quindi innanzitutto in cosa consiste la traduzione ufficiale in Italia, perché molto spesso decideremo di fare la traduzione ufficiale proprio qui. In Italia esiste un'unica forma di traduzione ufficiale. Con traduzione ufficiale unica intendo dire l'unica che abbia valore legale. È la cosiddetta traduzione asseverata, detta anche traduzione giurata o asseverazione di traduzione. Queste tre espressioni sono quindi sinonimi ed ora in poi le userò in modo intercambiabile, quindi traduzione asseverata, traduzione giurata e asseverazione, sottinteso di una traduzione e non di una perizia. La traduzione asseverata
abbiamo detto, che conferisce pieno valore legale alla traduzione, un valore legale che è applicabile sia in Italia sia all'estero. Quindi è una scelta adatta sia nel primo scenario sia nel secondo scenario, ossia è una scelta praticabile quando il nostro documento è da utilizzare poi in Italia o se è da utilizzare all'estero. Con la traduzione asseverata, il traduttore o la traduttrice che è incaricata della traduzione deve andare di persona da un notaio qui in Italia, oppure presso un tribunale ordinario qui in Italia, oppure presso l'ufficio di un giudice di pace qui in Italia. In quella sede deve prestare giuramento davanti al pubblico, ufficiale preposto alle traduzioni asseverate. Questo pubblico ufficiale, il notaio oppure il funzionario del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace, raccoglie il giuramento del traduttore ed è proprio il pubblico ufficiale che rende la traduzione asseverata. La prima cosa quindi da ricordare è che in Italia un traduttore o una traduttrice non può in autonomia rendere ufficiale la vostra traduzione. Deve per forza di cose passare, da una figura terza, il notaio oppure un funzionario pubblico del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace. Ci sono alcuni aspetti della traduzione asseverata che chi la richiede deve conoscere. Innanzitutto è possibile ottenere una traduzione asseverata in tutta Italia, ossia non esiste un vincolo di territorialità. Facendo un esempio pratico, uno studio professionale di Monza città che sta assistendo un cliente di Milano città, a cui serve una traduzione asseverata da presentare a un ufficio a Roma oppure a una sede all'estero, può svolgere la traduzione asseverata a Monza, a Milano, a Roma, ma anche a Busto Arsizio o in qualunque altra località d'Italia. Esiste infatti la libertà quindi di rivolgerci dove preferiamo. Questa libertà ci permette di superare due eventuali difficoltà. La prima è la carenza di professionisti con una determinata combinazione linguistica o con una determinata competenza settoriale. Volendo fare un esempio pratico, un paio di settimane fa una persona aveva bisogno di una traduzione asseverata dal greco all'italiano. Questa persona è della mia zona, del circondario di Busto Arsizio, e ha dovuto prendere atto del fatto che non esisteva un professionista in grado di tradurre dal greco verso l'italiano con traduzione asseverata. Ma per fortuna l'assenza del vincolo di territorialità permette a questa persona di rivolgersi anche altrove in Italia, ad esempio a Milano, in altre province della Lombardia o anche in altre regioni. Allo stesso modo possiamo cercare un professionista in grado di tradurre il tipo di documento che ci serve. Ad esempio, se dobbiamo tradurre con traduzione asseverata un bilancio da francese italiano, probabilmente troveremmo diversi professionisti con la lingua francese, ma non è detto che tutti siano in grado di accettare la traduzione di un documento contabile. La seconda difficoltà che possiamo superare grazie all'assenza di vincolo di territorialità è il fatto che possiamo rivolgerci a una sede con un maggior numero di disponibilità temporali. Infatti, un notaio ovviamente dovrà darci un appuntamento per riceverci e provvedere all'asseverazione. Ma anche le sedi pubbliche, quindi i tribunali e gli uffici dei giudici di pace, non sono attivi tutti i giorni con il servizio di asseverazione, ma lo sono soltanto in alcuni giorni a settimana e in alcuni orari. Molto spesso, soprattutto gli uffici pubblici, sono disponibili solo con un appuntamento e va da sé che alcune sedi sono particolarmente richieste e affollate, e talvolta è molto difficile per un traduttore ottenere un appuntamento. Mi è stato detto nel mese di febbraio che, ad esempio, il tempo di attesa al Tribunale di Milano era di ben un mese. Per questo motivo possiamo rivolgerci in sedi diverse per cercare una soluzione, soprattutto quando abbiamo una scadenza da rispettare e magari una professionista più vicino a noi non riesce a far fronte alla nostra esigenza se ci sono problemi con gli appuntamenti. Altro elemento importante da sapere sulle traduzioni asseverate
è che comportano sempre l'utilizzo di un fascicolo cartaceo, ossia allo stato attuale, aprile 2024, non è possibile ottenere una traduzione asseverata esclusivamente in formato elettronico. Ci sarà sempre di mezzo un fascicolo cartaceo, quindi il traduttore dovrà andare di persona dal notaio o in tribunale. D'ora in poi parlerò di tribunale ricomprendendo anche la casistica del giudice di pace. Quindi il traduttore si reca fisicamente portando dei fogli cartacei e ne esce con dei fogli cartacei. Per la precisione, esce con un fascicolo cartaceo che costituisce la traduzione asseverata. Il fascicolo che ricevete alla fine del procedimento non è altro che una serie di fogli composti da tre parti che a breve vediamo, tenuti assieme da dei punti metallici o comunque da una rilegatura a caldo che deve impedire la rimozione di uno o più fogli, perché in tal caso la traduzione asseverata perderebbe tutto il suo valore. I tre componenti del fascicolo cartaceo sono il testo da tradurre, la traduzione svolta dal traduttore e il verbale di giuramento o verbale di asseverazione. Su questi elementi ci sono alcuni aspetti da chiarire. Innanzitutto, il traduttore deve portare per voi ad asseverare una versione cartacea del testo iniziale e bisogna chiarire quale cartaceo dovrà portare, perché quel cartaceo verrà unito alla sua traduzione e al verbale e non tornerà più indietro a voi nella forma originale, ma verrà inglobato nel fascicolo che costituisce la traduzione asseverata. Bisogna quindi chiarire con il vostro traduttore se dovrà portare ad asseverare il cartaceo originale in vostro possesso, oppure una copia conforme o una copia autentica del documento iniziale, oppure una semplice fotocopia o stampa da file del documento da tradurre. Quest'ultima possibilità, la fotocopia o stampa da file, è sicuramente la soluzione più rapida e più agevole, perché basterebbe inviare il file al vostro traduttore che stamperebbe e si recherebbe ad asseverare dal notaio o in tribunale. Ma non sempre questa soluzione è accettata dal destinatario. Alcuni destinatari per determinate questioni non accetterebbero nulla di meno di un originale cartaceo o di una copia conforme. Bisogna quindi sempre chiarire con il destinatario che cosa è accettabile e che cosa non lo è, per evitare spiacevoli sorprese successivamente. Per quanto riguarda la traduzione che viene svolta dal traduttore a computer e stampata e portata poi ad asseverare, la sua lunghezza determina il numero di marche da bollo da 16 euro richieste dal notaio oppure dal tribunale. Infatti si applica come per gli atti notarili una marca da bollo da 16 euro che ricomprende 100 righe, quindi bisogna considerare il classico foglio protocollo uso bollo composto da 25 righe, quindi un totale di 4 pagine con questa formattazione. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, quindi i tribunali e gli uffici dei giudici di pace, esistono regole un po' variabili da sede a sede. Perciò ci sono alcune sedi che conteggiano anche il verbale di giuramento e altre no, e soprattutto c'è un numero di sedi piuttosto esiguo, va detto, che conteggia anche le pagine del testo da tradurre iniziale. Quindi in alcune sedi il costo, in buona sostanza, raddoppia perché bisogna considerare anche le pagine, del testo iniziale da tradurre. Per finire, una traduzione asseverata non può definirsi tale senza un verbale di giuramento o di asseverazione. Se il traduttore si reca dal notaio, sarà cura del notaio redigere il verbale. Se invece il traduttore si reca in tribunale, userà un modulo. Ogni tribunale usa infatti un proprio modulo. Sono tutti analoghi tra di loro, ma ci possono essere delle piccole differenze. Nella slide ho indicato nella prima immagine, come esempio, il modulo usato dal Tribunale di Milano, che riporta in buona sostanza i dati del traduttore, non riporta invece i dati del cliente o del committente. Eventualmente, in alcune sedi, l'unico dato che viene riportato di chi commissiona il lavoro è il nome, quindi indicheremo al massimo nome e cognome di un privato
oppure ragione sociale o denominazione sociale nel caso di una società. Si pone però un problema nel caso in cui la traduzione asseverata sia destinata all'estero. Infatti, se usiamo il classico verbale scritto soltanto in italiano, il destinatario all'estero potrebbe obiettare qualcosa perché il verbale non sarebbe affatto comprensibile. Per evitare questo problema alla radice, esiste una possibile soluzione che è l'utilizzo di un verbale bilingue che ho messo in questa slide. Questo è il verbale bilingue utilizzato dal Tribunale di Milano, è un verbale bilingue italiano-inglese. Sempre il Tribunale di Milano mette a disposizione sul suo sito un verbale italiano e spagnolo. Questo è indicazione del fatto che sono due lingue molto richieste. Va detto però che soltanto un numero, purtroppo aggiungo io, estremamente basso di tribunali qui in Italia accetta l'utilizzo di un verbale bilingue. Sarebbe utile ampliare il novero di tribunali che utilizzano questa soluzione, ma purtroppo al momento alcune sedi sono restie a farlo. Però voglio segnalare che un bravo traduttore o una brava traduttrice che traduce una traduzione asseverata destinata all'estero deve essere consapevole del fatto che l'utilizzo di un verbale bilingue o almeno di un verbale italiano con un'eventuale traduzione sul retro potrebbe agevolare non poco il cliente che debba inviare la traduzione asseverata all'estero. Questo è il procedimento base della traduzione asseverata in Italia, però questo procedimento talvolta non è sufficiente per rendere la traduzione ufficiale agli occhi del destinatario. Il nostro destinatario infatti potrebbe richiedere anche altro, ossia più precisamente potrebbe richiedere un passaggio burocratico da svolgere prima della traduzione asseverata. Oppure potrebbe richiedere un passaggio burocratico da svolgere dopo la traduzione asseverata, o nei casi più complessi potrebbe richiedere entrambi questi passaggi. Vediamo di cosa stiamo parlando. Questi passaggi sono la cosiddetta apostille o legalizzazione. Cosa sono? Apostille e legalizzazione sono due procedure leggermente diverse. Vedremo poi in cosa sta la differenza. Cominciamo con gli elementi che hanno in comune. Apostille e legalizzazione non sono altro che una serie di scritte aggiuntive che vengono apposte a un documento in vostro possesso. Se il destinatario richiede l'apposizione di un'apostille o di una legalizzazione, la mancanza di queste scritte farà sì che il destinatario respingerà la traduzione asseverata perché verrebbe a mancare un requisito formale fondamentale. È quindi sempre necessario chiarire a monte con il destinatario se, e sottolineo se, questi passaggi aggiuntivi sono necessari oppure no. Per quanto riguarda l'apostille o la legalizzazione prima della traduzione asseverata, queste scritte aggiuntive vengono apposte all'originale o alla copia conforme del documento che dobbiamo andare a tradurre. Quindi una postil o una legalizzazione non si applicano invece se il documento che usiamo è una semplice fotocopia o stampa da file. Ma soprattutto a postil e legalizzazione si applicano soltanto nel caso in cui il documento che abbiamo bisogno di tradurre costituisce un atto o un documento pubblico. È impossibile apporre una postil o una legalizzazione a un atto o un documento privato. Volendo fare degli esempi, se dobbiamo tradurre con traduzione asseverata un atto notarile formato in Italia oppure all'estero, è possibile che il destinatario pretenda la postil o la legalizzazione perché il documento costituisce un atto pubblico. Se invece ci serve tradurre, ipotizziamo ancora, un contratto firmato tra due parti, ipotizziamo la società A e la società B, non sarà possibile apporre apostille o legalizzazione perché si tratterebbe di un atto o un documento privato. Quando ci serve invece l'apostille o la legalizzazione dopo lo svolgimento della traduzione asseverata, quindi all'uscita dello studio notarile o all'uscita del tribunale, vuol dire che queste scritte aggiuntive devono essere apposte alla traduzione asseverata stessa, ossia nello specifico devono essere apposte al verbale di asseverazione. Ossia il documento
firmato dal notaio o dal funzionario del tribunale o del giudice di pace. Vediamo adesso a cosa servono di preciso apostille legalizzazione. Perché servono queste scritte aggiuntive? Scritte che hanno molto spesso la forma di un timbro più o meno grande. La legalizzazione è un timbro alle volte piccolo, la postil è un timbro piuttosto grande. Nelle prossime slide vedremo qualche esempio. Sia postil che legalizzazione attestano due elementi. Innanzitutto, la qualifica del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto o il documento pubblico. In secondo luogo, attestano l'autenticità della sua firma. Se dovessi darvi una definizione estremamente sintetica, anche un po' approssimativa di cosa sono una postil e una legalizzazione, vi direi che sono un'autentica di firma con valore internazionale applicabile solo e soltanto a dati e documenti pubblici. Infatti, sono necessarie, potrebbero anzi essere necessarie e richieste dal destinatario. Nel momento in cui il documento a cui sono applicate, che definirò d'ora in poi documento sottostante, è destinato a un paese diverso da quello di formazione. Lo scopo di una postil e anche della legalizzazione consiste nel rendere pienamente valido in un paese un atto o un documento pubblico proveniente da un altro paese. Nelle immagini vediamo due esempi di apostille legalizzazione. Sono scritte in italiano perché i documenti sottostanti di entrambe erano documenti formati qui in Italia. Vediamo che l'aspetto cambia leggermente, ma entrambe in buona sostanza attestano gli stessi identici elementi, ossia immaginiamo un documento sottostante rilasciato da un determinato soggetto qui in Italia. La postil e la legalizzazione sono firmate da un secondo soggetto che attesta la qualifica del primo soggetto e l'autenticità della sua firma. Vediamo adesso qual è la differenza allora tra una postil e una legalizzazione. La postil non è altro che una forma semplificata di legalizzazione. Infatti, la legalizzazione è il procedimento più complicato che comprende almeno due passaggi. Ossia, il documento sottostante riceve questa sorta di autentica di firma in due sedi diverse, innanzitutto nel paese di formazione del documento e poi anche presso l'ambasciata o il consolato del paese di destinazione. La postil invece è una procedura semplificata perché richiede un unico passaggio nel paese di origine. In origine la postil non esisteva e c'era soltanto la legalizzazione. Facendo un esempio pratico, in tempi decisamente remoti, possiamo immaginare ad esempio gli anni 50, se un ipotetico documento dagli Stati Uniti doveva raggiungere, l'Italia, doveva ricevere almeno due passaggi per la legalizzazione. Quindi ipotizziamo un certificato penale rilasciato in una località degli Stati Uniti. Un secondo ufficio negli Stati Uniti doveva apporre la legalizzazione che certificava la qualifica del primo soggetto e l'autenticità della sua firma. Non era insolito che all'interno degli Stati Uniti ci fossero poi ulteriori livelli di questa sorta di certificazione, a livelli sempre più elevati, ad esempio contea, statale, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al livello più alto che è quello del Ministero degli Esteri. Solo successivamente il documento poteva finire nelle mani dell'ambasciata o del consolato, nel nostro esempio, d'Italia negli Stati Uniti, e solo allora poteva poi raggiungere l'Italia. Questo procedimento era chiaramente molto complicato, di conseguenza un nucleo originario di pochi paesi ha deciso di semplificare il procedimento, firmando la cosiddetta Convenzione dell'Aia del 1961. Firmando questa convenzione, i paesi aderenti hanno deciso di eliminare il complesso sistema della legalizzazione tra di loro per usare il sistema della postil. Con il sistema della postil, sempre nel nostro ipotetico esempio, da Stati Uniti a Italia, il nostro documento, il nostro certificato penale rilasciato negli Stati Uniti, riceve una postil, quindi tornando indietro, riceve questo timbro che vediamo nella parte destra della slide, un'unica volta presso un'unica sede negli Stati Uniti.
e con quel timbro è automaticamente accettabile qui da noi in Italia, senza ulteriori passaggi, soprattutto non dall'ambasciata e non dal consolato. Questo sistema ovviamente ha avuto successo nel tempo, tanto che il numero di paesi aderenti non ha fatto altro che salire. Però non bisogna pensare che ormai tutti i paesi abbiano adottato il sistema della postil. Non è così. Esistono ancora paesi che usano il sistema della legalizzazione perché non hanno ancora aderito alla convenzione dell'AIA. Per applicare il sistema della postil è tassativo che entrambi i paesi in questione siano aderenti della convenzione dell'AIA. Quindi è un aspetto da considerare se e quando ci fosse da legalizzare un documento o da applicare una postil. Quindi adesso vediamo invece dove procurarci una postil o una legalizzazione nel caso in cui il nostro ipotetico destinatario ci chiedesse la presenza di questi elementi sulla nostra traduzione asseverata o a monte, diciamo, oppure a valle della traduzione asseverata stessa. Prima della traduzione asseverata, la postil o la legalizzazione deve essere apposta per forza di cose nel paese di origine se il documento che dobbiamo andare a tradurre è formato all'estero. Quindi, avanzo un'ipotesi. Un documento rilasciato in Egitto da usare qui in Italia, dove avrà bisogno di una traduzione asseverata, dovrà ricevere in Egitto o una postil o una legalizzazione. Lo stesso vale se invece dobbiamo tradurre un documento dall'italiano verso la lingua straniera con traduzione asseverata. Prima di svolgere la traduzione asseverata, dobbiamo assicurarci di far apporre la postil o la legalizzazione, dove, per forza di cose, qui in Italia, se il documento che dobbiamo andare a tradurre è stato formato qui in Italia. All'estero bisognerà capire nel paese in questione qual è l'ufficio competente per la posizione di apostille e legalizzazione. Non c'è una regola fissa, dobbiamo interessarci quindi caso per caso. Per quanto riguarda l'Italia, invece, tutto è molto più chiaro. La competenza spetta alla procura o alla prefettura. La procura si occupa di mettere apostille o legalizzazioni a tutti gli atti notarili e a tutti gli atti giudiziari, mentre per qualunque altro tipo di documento la competenza è della prefettura. In entrambi i casi, però, non possiamo rivolgerci a qualunque procura d'Italia o a qualunque prefettura d'Italia. Siamo vincolati a rivolgerci soltanto alla sede del circondario da cui proviene il documento sottostante. Quindi, volendo fare un altro esempio, un atto notarile firmato da un notaio di Busto Arsizio, se ha bisogno di ricevere una postil o una legalizzazione prima di essere oggetto di traduzione asseverata, dovrà finire per forza di cose alla procura di Busto Arsizio. Non potrà andare una persona alla procura di Milano o di Varese o di altre località per ricevere il servizio. Quindi questo è un vincolo invece territoriale che abbiamo a monte, ripeto, se e dico se il destinatario richiede la presenza di una postil o di una legalizzazione. Quando ci siamo procurati l'eventuale postil o legalizzazione, possiamo procedere alla traduzione asseverata che abbiamo scoperto prima e possiamo svolgere in tutta Italia, ovviamente. Al termine della traduzione asseverata, se, e sottolineo, se il documento è destinato all'estero, quindi se siamo nel secondo scenario, quando abbiamo tradotto dall'italiano verso la lingua straniera, il nostro destinatario potrebbe, sottolineo, potrebbe richiedere di nuovo una postil o una legalizzazione del verbale di asseverazione firmato dal notaio o dal funzionario del tribunale. Anche in questo caso la competenza è unica ed è esclusivamente della procura di riferimento. Quindi, nel momento in cui io svolgo una traduzione asseverata qui a Busto Arsizio, se serve una postil o una legalizzazione dopo il mio intervento, devo recarmi per forza di cose alla procura di Busto Arsizio, non posso recarmi altrove. Di conseguenza, va detto che il traduttore di norma si occupa facilmente della postil o della legalizzazione dopo la traduzione asseverata, se fosse necessaria. Alle volte è un po' più difficile,
che possa aiutare sulla apostille o sulla legalizzazione a monte se dobbiamo procurarcele in un luogo lontano dalla sede in cui opera il traduttore. Questo è il discorso principale sulla traduzione ufficiale qui in Italia, quindi la traduzione giurata, che è la traduzione che ha valore legale. Va detto però che esiste anche una traduzione che io definisco ufficiosa. Con ufficiosa intendo dire che non ha alcun valore legale, ma che talvolta qualche destinatario è disposto ad accettare al posto della più complessa traduzione asseverata. Stiamo parlando della cosiddetta traduzione certificata. Una traduzione certificata non è altro che una traduzione semplice accompagnata da un'autocertificazione della persona che ha svolto la traduzione, che quindi firma la traduzione, mette il proprio timbro ed eventualmente su carta intestata indica di essere la persona che ha svolto la traduzione. E di norma indica anche le proprie credenziali, quindi molto spesso titoli di studio o altri elementi utili. Va detto che la traduzione certificata non ha alcun valore legale in Italia, ma alcuni destinatari in Italia e all'estero la accettano. In Italia può essere accettata soltanto da destinatari privati, scusate. I destinatari pubblici in automatico non accettano nulla di meno di una traduzione asseverata. Con destinatari privati, intendo, nella mia esperienza, alle volte delle banche oppure degli istituti di formazione o istituti accademici privati che, al loro interno possono decidere che per una determinata questione è più che sufficiente la traduzione certificata, purché però il traduttore, che autocertifica la traduzione abbia una credenziale forte, ossia abbia un elemento che lo distingue e fa presupporre che sia un professionista affidabile. Anche all'estero la traduzione certificata potrebbe essere accettata non solo da destinatari privati, ma anche talvolta da destinatari pubblici. Capiremo meglio il perché alla fine quando parleremo delle traduzioni ufficiali all'estero. Visto che abbiamo parlato di credenziali, di chi traduce, cerchiamo di capire quali sono, ossia quali sono gli elementi che potremmo ricercare nell'eventuale traduttore che ci potrebbe aiutare. Innanzitutto va detto che se dobbiamo cercare un traduttore per una traduzione asseverata, ma anche per una traduzione certificata, non esiste un ordine dei traduttori, ricercabile. Infatti la professione del traduttore non è una professione regolamentata. Vuol dire che una persona può offrire servizi di traduzione, anche asseverata, ma non deve per forza di cose avere un percorso di formazione alle spalle, un determinato titolo di studio, non è detto che abbia superato un esame di abilitazione, perché non esiste nulla del genere. Ci sono però, delle credenziali che se una persona ha, sono un segnale, diciamo, abbastanza forte del fatto che siamo davanti a un professionista. La prima credenziale che qui in Italia possiamo ricercare è il fatto che il traduttore o la traduttrice a cui ci rivolgiamo è una persona iscritta all'albo dei CTU o all'albo dei pariti di qualunque tribunale qui in Italia. Io personalmente sono, ad esempio, iscritta all'albo dei CTU del tribunale della mia città, Busto Arsizio. Questa è una credenziale molto forte per quanto riguarda le traduzioni asseverate. È possedendo questa credenziale che di norma in Italia un destinatario privato, specialmente le banche, si accontentano di una traduzione certificata. L'albo CTU è l'albo di tutti i professionisti, non solo traduttori, che sono disposti a lavorare eventualmente su chiamata con il giudice per questioni civili. L'albo periti, invece raccoglie tutti i professionisti che vorrebbero eventualmente lavorare col giudice se chiamati per le questioni penali. L'iscrizione come traduttore nella categoria traduttori di uno di questi due albi o anche in entrambi gli albi è un segnale forte del fatto che il professionista probabilmente ha spesso a che fare con le traduzioni asseverate. Va detto che è appena stato creato a livello nazionale un elenco consultabile di tutti i CTU e tutti i periti iscritti in Italia.
È stata una, diciamo, una rivoluzione introdotta quest'anno per tutte le professioni, non solo per i traduttori. Il sito è disponibile da non tantissimo, al massimo un mese o anche meno, e permette di ricercare eventualmente traduttori che vi possono aiutare in tutta Italia con qualsiasi lingua. C'è quindi una maschera di ricerca. Se serve un traduttore, ipotizziamo, in grado di aiutarci con il turco, scegliamo turco e vediamo tutti i traduttori d'Italia con quella lingua e possiamo anche filtrare in base a una singola sede. Quindi se vogliamo un traduttore con il turco soltanto del Tribunale di Roma, iscritto al Tribunale di Roma, possiamo fare questa ricerca. Non è purtroppo possibile ricercare una competenza settoriale, quindi il traduttore turco non sappiamo se è in grado di tradurre testi medici oppure un bilancio. Non è una funzionalità che purtroppo è stata prevista dal Ministero. Un'altra credenziale forte, decisamente forte, che possiamo ricercare eventualmente in un traduttore è il fatto che sia iscritto a un'associazione di categoria in Italia oppure all'estero. In Italia le due associazioni di categoria principali per i traduttori e per gli interpreti sono AITI e ANITI. All'estero sono tantissime, ogni paese ne ha una o anche più di una. In questa slide ho indicato alcune delle più importanti, ad esempio ATA negli Stati Uniti, di cui sono socio anch'io, ma l'elenco potrebbe essere molto lungo. Il fatto che una persona sia iscritta a un'associazione di categoria di traduttore segnala che siamo davanti a un professionista, non a una persona, diciamo così, improvvisata. Non è detto però che sia una persona attiva con le asseverazioni o con le traduzioni certificate, magari è un professionista che esegue traduzioni in altri ambiti. Eventualmente questi siti spesso hanno una funzione di ricerca che ci permette di vedere al loro interno chi potrebbe aiutarci con determinate competenze linguistiche o settoriali. C'è un ultimo elemento, se ricordate, che però abbiamo accantonato per quanto riguarda la traduzione ufficiale in Italia ed è il terzo scenario. Lo scenario in cui traduciamo con un'asseverazione nello specifico da una lingua straniera a un'altra lingua straniera, quindi senza l'italiano di mezzo. Vi ho detto all'inizio che l'abbiamo accantonata non solo perché è una casistica un po' rara, ma anche perché comporta una complicazione. La complicazione consiste nel fatto che in Italia l'unica lingua valida in tutto lo Stato è l'italiano. Ciò significa che non ci si può recare davanti al pubblico ufficiale del tribunale con la traduzione, nel nostro esempio, da tedesco a inglese, perché mancherebbe una componente in italiano. Di conseguenza, se vogliamo asseverare tra due lingue straniere, siamo costretti a passare per forza di cose da una lingua intermedia che deve essere l'italiano. In pratica, in questo ipotetico caso, dovreste incaricare il traduttore non solo di svolgere la traduzione asseverata dal tedesco verso l'inglese, ma anche dal tedesco verso l'italiano. Il traduttore quindi porterebbe ad asseverare un doppio plico. Un plico iniziale in italiano e un secondo plico in inglese. Questo fa sì che i costi siano ovviamente maggiori perché il traduttore dovrà svolgere il doppio del lavoro, ma anche le marche da bollo saranno raddoppiate e ovviamente anche i tempi di lavorazione. È una soluzione ovviamente praticabile, ma potrebbe non essere la soluzione più comoda. In un caso come questo potrebbe essere utile valutare la possibilità di svolgere la traduzione ufficiale all'estero, in questo ipotetico scenario in Germania oppure nel Regno Unito. Vediamo quindi in che modo nei paesi diversi dall'Italia vengono svolte le traduzioni ufficiali. Iniziamo con il caso degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un sistema di traduzione ufficiale che io personalmente definirei snello. La traduzione ufficiale negli Stati Uniti si chiama Certified Translation, letteralmente significa traduzione certificata, e questa espressione dovrebbe farci accendere una lampadina. È esattamente la traduzione certificata che, riferita all'Italia, io ho definito soltanto ufficiosa. Negli Stati Uniti, quindi, vige un sistema molto snello,
dove un traduttore può autocertificare di essere la persona che ha svolto la traduzione in questione. La sua semplice autocertificazione rende la traduzione ufficiale. Negli Stati Uniti non esiste quindi la possibilità per un traduttore di iscriversi in tribunale e in un albo di un tribunale, è qualcosa che non esiste assolutamente. Quindi tutto negli Stati Uniti può essere svolto in autonomia dal traduttore, senza doversi rivolgere a un notaio oppure un funzionario del tribunale o del giudice di pace, come avviene da noi in Italia. Va da sé che però una semplice autocertificazione potrebbe lasciare un po' il tempo che trova, passatemi l'espressione. Quando serve quindi un po' più di formalità alla nostra traduzione ufficiale negli Stati Uniti, si passa a un livello in più, alla cosiddetta notarized translation, letteralmente la traduzione notarizzata. Si tratta sempre di una traduzione certificata, quindi autocertificata dal traduttore, che però si reca davanti a un notary per la posizione della firma. Il notary è una figura che non è assolutamente da confondere con il notaio del nostro ordinamento, è una figura con un peso molto minore, possiamo assimilarla ad esempio a un pubblico funzionario in buona sostanza che ha un ruolo limitato all'autentica di firma. E proprio davanti a questo notary il nostro traduttore appone la sua firma. Il notary si limita ad accertare l'identità del traduttore tramite un documento d'identità e a assicurarsi che la firma sull'autocertificazione venga apposta in sua presenza. Quindi, a differenza del sistema italiano, il notary non è certo la persona, non è certo il soggetto che rende la traduzione ufficiale, attesta esclusivamente l'autenticità della firma del traduttore. Se la traduzione dovesse uscire dagli Stati Uniti, fosse destinata all'estero, anche qui potrebbe essere necessaria una postil o una legalizzazione, del documento firmato dal traduttore, soprattutto dal notary. Quella che nello slide ho indicato come apostille authentication, è il modo inglese per definire l'apostille oppure la legalizzazione per quanto riguarda i paesi che non sono firmatari della Convenzione dell'AIA. Il sistema presente negli Stati Uniti è presente anche in un numero significativo di altri paesi. L'esempio più lampante è quello del Regno Unito. Ma è un sistema che non è presente in tutti i paesi di matrice anglosassone, ma soltanto in alcuni. Ad esempio, il sistema è diverso in Australia, il sistema è diverso in Canada, però in diversi luoghi potremmo trovare questo sistema autonomo, direi, dove è sufficiente una traduzione autocertificata. Questo è il motivo per cui la traduzione, che per noi è soltanto ufficiosa, quindi la traduzione certificata talvolta può essere accettata all'estero anche da un soggetto pubblico, purché ovviamente ci troviamo in un paese che prevede questo sistema piuttosto snello. L'ultimo esempio che vediamo invece è quello della Francia, che ha un sistema che io definisco rigoroso rispetto al sistema italiano. La traduzione ufficiale in Francia consiste nella cosiddetta traduction assermentée, che letteralmente vuol dire traduzione asseverata. Potremmo pensare allora che sia uguale al sistema adottato qui in Italia, ma non è così. La traduzione asseverata in Francia consiste in una traduzione che reca in fondo il timbro del traduttore che l'ha svolta. Ma i traduttori che possono svolgere queste traduzioni asseverate sono un numero ridotto di professionisti, sono esclusivamente i cosiddetti traducteur assermenté, che significa traduttore giurato. Sono insomma traduttori che hanno presentato una richiesta alla Corte di Appello di riferimento in Francia, richiesta che è stata accettata. Di conseguenza il traduttore ha prestato un giuramento davanti alla Corte d'Appello, un giuramento unico, una tantum, e in questo modo si è assunto la responsabilità per tutte le traduzioni asseverate che avrebbe prodotto da quel momento in poi apponendo il proprio timbro.
Quindi anche in Francia, come negli Stati Uniti, la traduzione ufficiale non è prodotta da una figura terza, quindi non serve un notaio o un altro pubblico ufficiale che sia un funzionario pubblico come in Italia. Il traduttore è autonomo, ma la traduzione asseverata è prerogativa soltanto di alcuni traduttori. Questo sistema è ripreso anche in un numero significativo di altri paesi, con un sistema spesso ancora più rigoroso. In altri paesi il traduttore deve anche superare un esame di traduzione e solo allora può ricevere il timbro che lo consacra, diciamo così, traduttore giurato. È ad esempio il sistema presente in Spagna, in Germania, in Norvegia e in non pochi altri paesi. Anche in questo caso, se fosse necessario utilizzare la traduzione asseverata prodotta in Francia al di fuori della Francia, potrebbe essere necessaria una postil o una legalizzazione per l'estero e quindi provvederemo ad apporla. Questo è quanto volevo spiegarvi per quanto riguarda il mondo delle traduzioni ufficiali in Italia e anche all'estero. È un sistema complesso, richiede una serie di conoscenze, bisogna valutare bene tutto caso per caso. Un bravo professionista, a mio giudizio, riesce a farvi una consulenza completa a monte rispetto al singolo iter, al singolo documento e al singolo paese. In questa slide ho lasciato i miei riferimenti, se ci fossero dubbi o domande, sono ovviamente a disposizione. Non so se magari adesso possiamo pensare di vedere se ci sono eventuali domande, ecco.